Oggi sarò davvero breve, lo dico sempre, ma oggi lo sarò veramente perché vorrei lasciare il maggior spazio possibile alle persone che interverranno in questo incontro. Un incontro in cui andremo a parlare di politiche di safeguarding WISP per la tutela di bambine, bambini, adolescenti e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione. Ecco, questo oltre che l'argomento del giorno, è la base sulla quale si fonda il nuovo codice di condotta WISP che sarà disponibile già da domani sui nostri siti. Anche questo argomento è chiaramente parte della riforma dello sport, riforma che sostiene l'importanza di nuovi modelli e codici di condotta. Fatemi fare una battuta, nuovi per noi, per modo di dire. Dato che da sempre WISP mette al centro delle proprie politiche sportive la persona, promuovendo di fatto una cultura sportiva che si basa sulla dignità e sul rispetto di ogni essere umano. Fatta questa piccola premessa, vado a presentare le persone che saranno con noi in questo incontro. Avremo con noi Tiziano Pesce, il presidente nazionale WISP. Francesca Colecchia, responsabile consulenze Arsea SRL e Vincenzo Manco, responsabile Centro Studi WISP e Terzo Settore, che sarà con noi nel suo ruolo di Safeguarding Officer. Avevo detto che sarei stato breve, quindi rimango di parola ed è con grande piacere che cedo la parola al nostro presidente nazionale Tiziano Pesce. Come sempre, buona consulenza a tutte e tutti noi. Grazie, grazie Simone, buonasera a tutte e a tutti. Come ha giustamente sottolineato Simone Ricciatti pochi minuti fa, l'appuntamento di oggi verte su temi su cui l'UISP è impegnata, direi, attivamente da sempre, da molto tempo, in modo particolare per alcune specificità. Nel 2003 la UISP formulò la Carta dei diritti dei bambini e delle bambine nello sport. Nel 2012, grazie al percorso avviato con Save the Children, che sappiamo essere la più grande organizzazione internazionale indipendente che dal 1919 opera in ben 120 paesi nel mondo per migliorare la vita dei bambini e delle bambine, quindi una WISP che si dotò nel 2012 di una policy specifica per la tutela dei minorenni nello sport, una policy che dal 2017 è stata inserita in tutti i percorsi formativi di base dell'associazione, quei percorsi che sono propedeutici ma anche obbligatori per tutti i successivi corsi per tecnici, allenatori, dirigenti, arbitri, giudici o comunque per tutti gli associati che volessero approfondire le tematiche legate alla rete associativa WISP. Una WISP che ha poi aderito al manifesto 10 in condotta, sino ad arrivare al progetto STEPS, un passo avanti per la costruzione di un sistema di tutela e protezione dei minori nello sport, che è stato avviato nel 2012 ed è terminato di fatto poche settimane fa. Progetto che abbiamo portato avanti con il sostegno del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È un progetto ovviamente che abbiamo condotto in piena aderenza a quelli che sono stati, a quelli che sono i cambiamenti normativi della riforma legislativa dello sport, nel rispetto del combinato disposto, ecco, lo definiamo così, dei decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e in conformità con quelle che sono state poi le disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI e nonché con i principi appunto fondamentali proposti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, per le politiche quindi di salvaguardia, dei codici di condotta a tutela dei minorenni e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere, di ogni altra condizione di discriminazione, e il riferimento è alla delibera proprio della Giunta Nazionale del CONI 255 del 25 luglio 2023. Ma questi sono stati gli anni, diciamo, in cui l'UISP si è trovata proprio per le competenze di nostri dirigenti ed operatori, per le esperienze da loro maturate, ad essere chiamata a partecipare attivamente anche al nucleo operativo per la guida del processo di costruzione, di promozione di una policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport, che è stato istituito anche questo nel 2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
insieme all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il progetto Battiamo il Silenzio, che è stato condiviso anche dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico. L'UISP partecipa, continua a partecipare, lo fa da tempo al gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il gruppo conosciuto come gruppo CRC, che è il network attualmente composto da molti soggetti di terzo settore che si occupano attivamente proprio della prevenzione, della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Insomma, questo è un po' per, ecco, ricordare a tutti noi, qual è la cornice, diciamo, di un impegno preciso per l'UISP statutario, fondamentale, un impegno che l'UISP ritiene, ecco, di fondamentale importanza per la propria rete associativa e che oggi trova appunto rispondenza anche nelle prescrizioni dei decreti attuativi della riforma dello sport. Una riforma del sistema sportivo che abbiamo appunto imparato a conoscere attraverso proprio gli appuntamenti di Sport Point e con il lavoro prezioso dei nostri comitati territoriali e regionali, ma una riforma che io dico su questi temi rappresenta una grande opportunità, non solo per la portata normativa degli adempimenti specifici di safeguarding, di salvaguardia, che appunto visti dal nostro osservatorio di addetti al lavoro convinti e li vediamo come ho detto poco fa, ma anche per trovare, ecco, diciamo, quegli adempimenti specifici di tutela per i minorenni e non solo, che sono inseriti, io credo, all'interno di un preziosissimo percorso di emancipazione dello sport sociale di base, di affermazione nel nostro paese di una nuova cultura sportiva e motoria, di affermazione dello sport come vero e proprio diritto di cittadinanza di matrice europea. Ci sono, insomma, ecco, questa occasione. Per me è importante oggi per sottolineare come ci siano, noi crediamo questo, gli elementi, grazie proprio anche alla recente modifica della Costituzione, quindi all'entrata del riconoscimento del valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, quindi per rafforzare, ecco, un sistema sportivo che si prenda veramente, che si prenda concretamente cura dei giovani, non solo quando c'è da tirare fuori un campione, uno sport che sia meno autoreferenziale, che non ricerchi la performance o risultato assoluto, e spesso sappiamo, anzi ormai diciamo che è universalmente riconosciuto come questo sia anche in gran parte il motivo di abbandono precoce dallo sport. Uno sport, insomma, che si ponga l'obiettivo, ecco, di offrire ai giovani, ma non solo ai giovani, contesti di crescita positiva, spazi di libertà, spazi di confronto, quindi libertà di giocare, di divertirsi, di esprimersi nel rapporto col proprio corpo, di migliorarsi, di confrontarsi in assoluta, ecco, sicurezza, con alla base una cultura del rispetto, una cultura di convivenza civile, una cultura che ponga le giuste sottolineature, che evidenzi le differenze non come problema, non come criticità, ma come valore aggiunto, che ovviamente tenga sempre presente il tema delle disabilità, della condivisione, quindi che promuova appunto diritti e che incoraggi il protagonismo delle persone. Ed è per questo che l'UISP mette a disposizione anche le competenze che abbiamo maturato con la costituzione dell'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, dedicato a una persona indimenticabile come Mauro Valeri. Lo abbiamo fatto insieme all'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo abbiamo fatto insieme anche all'Associazione di Promozione Sociale Lunaria, e un lavoro importante che ha portato anche alla redazione del primo rapporto pilota sulle discriminazioni nel mondo dello sport, un osservatorio a cui poi hanno aderito anche molte federazioni sportive nazionali. Un lavoro che ovviamente va avanti anche su tutto il tema, su tutto il fronte del contrasto alle discriminazioni di genere, all'impegno per far sì che possa crescere una diversa cultura sportiva equa e paritaria tra i generi e che l'UISP, come sapete, basa sulla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello sport. Vado velocemente a chiudere sottolineando come per l'UISP sia assolutamente importante supportare e accompagnare al meglio delle nostre possibilità, al meglio delle nostre capacità, tutti i sodalizi affiliati, ovviamente anche i nostri comitati territoriali, regionali, i nostri settori di attività in questo percorso.
È un percorso su cui però, ecco, non rilevo una sempre sufficiente attenzione da parte di tutti gli organismi sportivi. E allora non vorremmo che la redazione dei modelli organizzativi, a noi piace di più, definirli, diciamo, procedure politiche, diventasse per alcuni quasi un mero business, concedetemi questo termine, da inserire magari accanto ancora a forme esistenti sul territorio profondamente scorrette, per non dire fuori da ogni perimetro legislativo e normativo, di cosiddetti tesserifici, brevettifici, secondi livelli. Ecco, allora io credo che all'autorità di governo in materia di sport, quindi al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in primis, ma al Dipartimento per lo sport, alla società Sport e Salute, al Comitato Italiano, al Comitato Olimpico Nazionale, al Comitato Italiano Paralimpico e ancora al Dipartimento per le politiche della famiglia, all'UNAR che ho poco fa citato, l'UISP non può che raccomandare affinché si possa, ecco, prevedere un impegno che sia sempre più coerente, trasversale, di messa in rete, oltre che di sostegno fattivo e attivo alle azioni di formazione, di informazione, di monitoraggio, di tutto quello che dovremo implementare insieme agli organismi sportivi, prevedendo anche un allargamento dei percorsi di tutela e di salvaguardia, io credo, anche agli enti di terzo settore attraverso le sue rappresentanze, perché quello di cui parleremo questa sera da un punto di vista normativo è, diciamo, dedicato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche riconosciute come tali. E nel frattempo un documento datato 16 maggio, quindi un documento di pochissimi giorni fa, sottoscritto dal presidente dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, magistrato, il dottor Adelchi d'Ippolito, e da questo documento si evince come siano ad oggi quattro, aggiungo un solo, quattro gli enti di promozione sportiva, tra cui l'UISP ad avere i documenti certificati, nove le federazioni nazionali sportive, tre le discipline sportive associate. Si tratta in questo caso della validazione del regolamento e delle linee guida approntate, pubblicate entro il 31 agosto 2023, e poi inviate al segretario generale nazionale del CONI, agli uffici competenti del CONI nel mese successivo di settembre. Chiudo davvero ringraziando ovviamente tutte e tutti voi per la partecipazione di questa sera, ringraziando anche chi seguirà questo appuntamento attraverso la consueta registrazione messa a disposizione poi di tutto il corpo associativo. E ringrazio sentitamente Francesca Colecchia, la dottoressa Francesca Colecchia, responsabile consulenze di Arsea, preziosissima compagna di viaggio, ormai l'apprezzate tutti, insieme al dottor Alessandro Mastacchi, in questo lungo percorso di consulenza e assistenza che è SportPoint WISP, reso possibile, grazie, lo ricordiamo, al sostegno di Sport e Salute. Ringrazio Francesca anche per l'impegno professionale profuso proprio sui temi che affronteremo oggi. Ringrazio Vincenzo Manco, responsabile Centro Studi e Terzo Settore WISP, già presidente nazionale, e oggi nell'importante ruolo e importante delicato affidatogli dal Consiglio nazionale di, appunto, Safeguarding Officer. E ringrazio anche altre tre dirigenti che hanno lavorato e lavorano quotidianamente con competenza, con anche una grande passione che porta sempre valore aggiunto sulle politiche WISP di salvaguardia, di promozione dei diritti a 360 gradi. Parlo di Loredana Barra, responsabile delle politiche educative dell'inclusione. Parlo di Daniela Conti, responsabile delle politiche per l'interculturalità e la cooperazione, e Manuela Kleiset, responsabile delle politiche di genere e diritti, nonché coordinatrice delle politiche associative stesse. L'UISP, ecco, c'è, ovviamente, e resta a completa disposizione. Grazie a tutte e a tutti, buon lavoro e grazie, grazie Francesca. Vi chiedo una conferma se si vedono correttamente e se si può, si vede la successiva. Benissimo, Francesca. Grazie mille. E, Tiziano Pescia ha presentato tutta la problematica che sta dietro a questa importantissima riforma, che nasce fondamentalmente dalla necessità di garantire a tutti i tesserati il diritto di essere trattati con rispetto e con dignità. E, è una policy necessaria anche esaminando tutte le casistiche veramente preoccupanti a livello internazionali che ci riportano una fotografia
a mio avviso allarmante rispetto alla numerosità di denunce, di segnalazioni di comportamenti che vanno dagli abusi ai minori alla violazione di il diritto ad avere un comportamento rispettoso della dignità e dell'inclusione sociale. E sono tutti comportamenti, cioè sono comportamenti di vario tipo. In alcuni casi sfociano in comportamenti penalmente rilevanti. Possiamo arrivare fino alla violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, la corruzione di minorenne, l'adescamento, lo stalking, l'abuso emotivo e l'abuso fisico, il bullismo. Quindi in questi casi abbiamo una disposizione del codice penale di riferimento che ci va a descrivere quando quel comportamento si configura come reato. Ma abbiamo tante altre situazioni, comportamenti che non sono qualificati come fattispecie penalmente rilevanti, ma che incidono in maniera significativa sulla crescita e sul benessere psicofisico della persona. E quindi personalmente io vedo sempre le associazioni, le società sportive dilettantistiche come uno spazio che dovrebbe essere uno spazio protetto, inclusivo, uno spazio in cui le persone possono sentirsi libere di esprimere la propria identità. E anche uno spazio che ha una essenziale funzione educativa. Una funzione educativa, e quando parlo di questo concetto non riferisco esclusivamente all'attività verso i minori, ma anche nei confronti degli adulti, nel rispetto del proprio corpo, nel rispetto delle relazioni, nel rispetto delle regole. E quindi è essenziale avere delle indicazioni rispetto a questi comportamenti. Io, come al mio solito, sono un po' logorroica anche quando predispongo le slide, per cui troverete molte slide che adesso non vado a descrivere compiutamente, ma che possono servirvi come punti di riferimento. Prima il presidente Tiziano Pesce accennava ai vari documenti che sono stati predisposti, il lavoro che ha fatto la WISP nella sua storia rispetto a queste tematiche, e qui ritrovate l'indicazione puntuale di quei provvedimenti, di quegli atti. A livello normativo, cosa ci troviamo di fronte a una riforma su cui abbiamo parlato lungamente e continueremo a parlare per gli effetti che produce nella gestione anche quotidiana delle nostre associazioni e società sportive dilettantistiche? Già quando si è affrontato il tema, ovviamente, della legge delega, si è posta la necessità di tutelare i minori e di rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione. Questo è previsto dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e questo viene quindi affermato esplicitamente nella legge delega. Ma poi ha trovato la sua attuazione nei due decreti attuativi, nel 36 e nel 39. Nel decreto 36 si fa specifico riferimento agli interventi legati a tutelare i minori. Sto parlando dell'articolo 33 del decreto legislativo 36 del 2021, che prevede in realtà l'adozione di un decreto attuativo proprio finalizzato a definire, disciplinare, gli strumenti di tutela con specifico riferimento ai minori e l'indicazione dell'obbligo di individuare un responsabile che dovrà essere quindi comunicato. Questo decreto in realtà non è stato adottato, ma questo non pregiudica la piena operatività della riforma. Quindi può anche essere che in futuro dovremo andare a rivedere i nostri documenti in ragione di questo decreto attuativo. Quello che è già immediatamente operativo è la disposizione contenuta nel decreto legislativo 39 del 2021. L'articolo 16 cosa ha previsto? Che gli organismi sportivi, quando parlo di organismi sportivi parlo di federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ma anche le associazioni benemerite, avevano l'obbligo di predisporre quelle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi di controllo e dei codici di condotta a tutela sempre di minori e per la prevenzione di molestie, violenze di genere e ogni altra condizione di discriminazione. Un po' quello a cui accennava prima il presidente Tiziano Pesce rispetto al documento che ha fatto la fotografia dello stato dell'arte rispetto all'adozione di questi documenti. Poi abbiamo avuto quel quadro regolamentare che è rappresentato da una serie di provvedimenti dalla Giunta Nazionale CONI, che ha istituito l'Osservatorio Permanente e ha redatto il modello di regolamento per federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, e poi l'Osservatorio Permanente ha adottato i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
Qua vedete semplicemente, proprio a titolo esemplificativo, alcune federazioni il link ai relativi provvedimenti. Quindi, in sostanza, gli organismi sportivi, da una parte, vanno a elaborare queste linee guida, vanno a prevedere le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti, in particolare quelli legati ai reati. Perdonatemi il termine generico, legati alla violazione dei diritti dei minori, e poi va a nominare i safeguarding officer, e qui abbiamo Vincenzo Manco per la WISP, ma va quindi a creare un sistema che è anche di supporto nei confronti delle affiliate, un supporto che si realizza attraverso azioni informative. E attraverso un monitoraggio di quello che succede e quindi di fatto anche un'attività di vigilanza sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle organizzazioni sportive affiliate rispetto alla circostanza di aver poi adottato i modelli organizzativi di controllo e i codici di condotta. E quindi va a costruire complessivamente il sistema di riferimento. Qui trovate diciamo, i documenti relativi all'espletamento di questi adempimenti in capo alla WISP e quindi vi ricordo quello che devono fare le organizzazioni sportive affiliate, tutte quelle che sono iscritte all'interno del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Oggi io parlo più di organizzazioni affiliate perché accanto alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, potrei avere anche degli enti del terzo settore che svolgendo attività sportiva dilettantistica si affiliano anche alla WISP e chiedono l'iscrizione all'interno del RASD. Quindi tutti i soggetti iscritti al RASD entro il 1° luglio del 2024 devono nominare il responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni. E successivamente dovranno pubblicizzare l'identità e il contatto di questo responsabile. E i documenti e i regolamenti fanno riferimento a una pubblicazione sulla home page del sito dell'associazione o dell'organizzazione sportiva affiliata, oltre all'affissione dell'informativa presso la sede dell'associazione. È ovvio che questo non implica un obbligo giuridico di dotarsi di un sito internet, laddove non fosse presente, l'organizzazione potrebbe avvalersi anche delle pagine social di cui dispone. Quindi un'informativa che è sicuramente all'interno della sede, ovviamente se la nostra organizzazione, oltre a una sede legale, ha anche delle sedi operative, può richiedere, è una cosa che consiglio sempre, di disporre di una bacheca all'interno della quale andare a inserire anche questo tipo di informativa e poi utilizzare anche strumenti gratuiti come i social network per far emergere anche diffondere al pubblico questo tipo questo tipo di informazione. E questa responsabile, l'identità di questo responsabile deve essere comunicato al responsabile delle politiche di safeguarding e quindi al riferimento che abbiamo rispetto all'organismo sportivo affiliato. Poi è previsto di elaborare il modello organizzativo di controllo e un codice di condotta. Questi documenti è previsto che siano approvati entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte dell'organismo sportivo affiliante. Quindi, poiché la normativa prevedeva che gli organismi sportivi affiliati dovessero elaborare questi documenti entro agosto, in realtà, diciamo, è possibile che questi documenti siano stati comunicati anche successivamente ad agosto, ma tendenzialmente si dà come indicazione quella di fine agosto come termine anche per le nostre organizzazioni di base rispetto all'adozione di questi documenti. E questi documenti che devono essere del pari resi il più possibile fruibili da parte di chiunque ha rapporti con la nostra associazione, società sportiva o ente di sportivo e quindi anche in questo caso lo vado ad affiggere nella bacheca, lo vado a comunicare, a pubblicare sul sito internet, utilizzo anche i miei strumenti social per darne la massima diffusione. Ora può essere che qualcuno di voi faccia attività all'interno di un'organizzazione sportiva che ha più affiliazione, visto che ciò è consentito. Allora, cosa devo fare se ho più affiliazioni? In questo caso ci è consentito scegliere l'organismo sportivo di riferimento.
In quel caso, quindi tutta la documentazione che andremo a produrre è coerente rispetto alle linee guida che sono state fornite dall'organismo affiliante che abbiamo individuato e dovremmo andare a comunicare però a tutti gli altri organismi sportivi affilianti che abbiamo semplicemente scelto di aderire alle indicazioni fornite da quello specifico ente. E quindi questo ovviamente in grande sintesi andiamo a vedere quindi cosa succede in caso di inadempimento. Allora qui bisogna vedere quello che è previsto dall'organismo sportivo affiliante a cui noi aderiamo per rispondere alla normativa. E diciamo che la violazione di un precetto normativo, quale si configura la mancata adozione di questi strumenti, rappresenta normalmente causa di esclusione o di mancata affiliazione. Quindi abbiamo già questo primo aspetto rilevante nel caso in cui non dovessimo procedere all'adozione di questi documenti. Poi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che adottare questi strumenti non è semplicemente un espletamento di un obbligo di legge, ma è anche uno strumento che ci può aiutare a ridurre il rischio di incorrere in responsabilità. Perché quando abbiamo una struttura organizzativa, che sia anche costituita in forma associativa, noi dobbiamo preoccuparci di adottare tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori, dei collaboratori. Quindi abbiamo già un presupposto nel codice civile che ci dice: attenzione, comunque, devi creare degli strumenti, devi adottare delle modalità di gestione della tua organizzazione che siano strumentali a garantire integrità fisica e personalità morale dei collaboratori. Quindi il fatto stesso di adottarli mi serve per tutelarmi rispetto a un'eventuale contestazione. Poi, se dovessi subire un danno derivante da condotte che sono discriminatorie, violente, comunque in contrasto con i principi che sono affermati nel codice di condotta, l'entità del risarcimento dei danni che posso richiedere ovviamente è correlata anche alla circostanza che l'organizzazione sportiva si sia o meno dotato degli strumenti per prevenire questo tipo di comportamenti. Quindi è fondamentale procedere, rispettare questo adempimento, non solo perché è un adempimento di legge, non solo perché può determinare la mancata affiliazione o anche l'esclusione dall'organismo sportivo affiliante, ma anche perché ci è utile per tutelare la nostra stessa organizzazione. Poi noi come organizzazione di base possiamo andare a enucleare quelle che sono le sanzioni che possiamo comminare nei confronti di persone che non rispettano il nostro codice etico. E ovviamente questo lo andiamo a descrivere nel modello organizzativo di controllo coerentemente con le linee guida che ci sono fornite dall'organismo sportivo affiliante. E quando parliamo di collaboratori, in ragione della gravità del comportamento, si può arrivare anche alla richiesta di revoca del tesseramento. Voi sapete perfettamente che i collaboratori sportivi, per essere qualificati tali come lavoratori, devono essere tesserati, quindi la revoca del tesseramento implica la decadenza del rapporto del lavoratore sportivo. E in generale si può comunque prevedere la risoluzione del contratto anche per quelle figure che non siano qualificate come lavoratori sportivi. Ovviamente la valutazione deve essere fatta in ragione della situazione che si va ad esaminare, quindi alla gravità dell'evento in se stesso, eventualmente anche per comportamenti meno gravi, alla circostanza che questo comportamento sia stato reiterato nonostante provvedimenti di ammonizione adottati dal responsabile contro abusi, violenze e discriminazione o dall'organo amministrativo o da un altro organo individuato dal modello organizzativo di controllo della nostra associazione, della nostra società sportiva dilettantistica. Ma che cos'è questo modello? Adesso noi parliamo spesso di modello organizzativo di controllo perché viene mutuato dalla disciplina della 231, che in realtà nasce per altre fattispecie. Viene previsto però che se un'organizzazione sportiva
è già dotata del modello di cura 231, in realtà potrebbe semplicemente integrare questo modello descrivendo, diciamo, le procedure e le caratteristiche, del modello attinenti a questa tipologia di situazione di beni da tutelare. Bene, nelle linee guida, si parte dal, capire quali sono le situazioni che possono determinare questo tipo di responsabilità, che vanno dall'abuso psicologico, l'abuso fisico. C'è anche l'abuso camuffato da intervento solidale di aiuto, che può essere molto insidioso, il fatto di approfittare per esempio di momenti di intimità all'interno degli spogliatoi o durante le docce, o compiere un massaggio dopo un allenamento intenso, abusare durante una visita medica. Quindi a volte possono sembrare dei comportamenti, diciamo, corretti, ma in realtà appunto sono camuffati per esercitare un'attività di abuso. Qui trovate i diversi comportamenti che vengono esaminati nelle linee guida, trovate poi nelle slide la definizione normativa dei singoli comportamenti. Rispetto ai contenuti che deve avere questo modello organizzativo di controllo, prevede la definizione delle modalità di prevenzione e gestione del rischio. Vado a definire i protocolli di contenimento del rischio, di gestione delle segnalazioni, tutti gli obblighi informativi che ho in materia di tutela, e vado a individuare la procedura per la nomina del nostro responsabile. E vado a garantire l'accesso del responsabile rispetto all'organizzazione sportiva, e anche mediante degli interventi di confronto, di coinvolgimento di tutti i tesserati, di tutte le persone che in qualche modo sono interessate allo svolgimento dell'attività associativa. Allora, se io penso a un'associazione che coinvolge dei minori, ritengo indispensabile il coinvolgimento anche dei genitori, delle famiglie in questo processo, proprio per valutare insieme il comportamento da adottare e le modalità più corrette per tutelare i minori. E questo perché quando si parla di queste tematiche è fondamentale avere chiaro che è un processo prima di tutto culturale. Poi ci sono anche le sanzioni, ci sono gli adempimenti formali, ma prima di tutto è un processo culturale di consapevolezza. Ed è un processo culturale in cui l'informazione e la consapevolezza sono indispensabili in capo agli stessi titolari dei diritti che potrebbero vedersi violati. Perché se non c'è questa consapevolezza non ci sarà poi mai la segnalazione rispetto all'abuso subito. Allora, è necessario creare le condizioni affinché tutti i tesserati possano essere effettivamente consapevoli di questi diritti e quindi possano effettivamente esercitarli e quindi vedere una tutela rispetto ad eventuali violazioni. Allora, è ovvio che la prevenzione e gestione del rischio è legata anche alle caratteristiche dell'organizzazione sportiva, alle attività che svolge, dove le svolge, per cui è sicuramente più semplice ragionare in termini di facsimili, ma il facsimile non risponde all'esigenza della normativa. Perché immaginate un'associazione sportiva con una componente di minori, con una componente di stranieri, le situazioni che vado a tutelare sono ovviamente diverse. Banalmente, se ho un'associazione che fa attività con rifugiati politici, che magari, scusate, rifugiati, che magari non hanno ancora acquisito un'abilità linguistica, diciamo, sufficiente per comprendere certi documenti, allora diventa lì uno strumento essenziale quello di tradurre i documenti nelle lingue di provenienza nei nostri tesserati. Se lavoro con i bambini, una comunicazione di carattere tecnico non sarebbe adeguata, ma devo adattarla alla tipologia di utenti, di tesserati coinvolti nelle attività. Poi, anche nell'organizzazione stessa delle attività,
Se io organizzo per esempio le trasferte, mi si aprono dei profili di rischio che non ho se la nostra associazione non organizza trasferte, semplicemente perché nelle trasferte ci possono creare delle situazioni di promiscuità che possono favorire situazioni di abuso. Banalmente il fatto di andare a definire il motivo per cui in caso di trasferte gli adulti devono stare in stanze separate rispetto ai minori, che l'adulto deve essere sempre in presenza di un altro adulto quando sta con un minore, e quando si fanno le visite mediche si assicura la presenza di una persona terza. Tutte queste misure ovviamente non è che siano automaticamente le misure necessarie per qualsiasi contesto sportivo, sono strettamente legate all'organizzazione delle attività e quindi alle specificità della singola associazione. Anche la definizione le modalità con cui io effettuo la segnalazione sono ovviamente il frutto di considerazioni legate ai nostri tesserati che possono avere necessità di avere una forma di tutela. Quindi, ben venga l'informativa, è indispensabile, è una parte fondante di questo processo culturale, ma dobbiamo costruirla pensando alle persone a cui è diretta. Poi devo comunicare ovviamente tutto quello, l'elaborazione che ho fatto al responsabile di safeguarding. Devo informare i miei tesserati rispetto al modello adottato, l'identità e il contatto del responsabile. Quindi alcuni aspetti sono a livello procedurali standardizzati, ma nei contenuti, nelle procedure, devo essere il più possibile aderente a quella che è la realtà che vedo nella mia associazione. E per capire quali sono i comportamenti corretti da adottare, andiamo a vedere quello che è il codice di condotta che andiamo a rendere nostro. Anche in questo caso non si può prescindere dalla nostra realtà associativa o societaria. Per cui ci sono sicuramente dei principi di carattere generale, quindi rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza e il fatto che svolgiamo un'attività sportiva per il benessere psicofisico della persona. Il fatto che ci impegniamo tutti a creare un ambiente sano, sicuro, inclusivo, che garantisca dignità, uguaglianza, equità e rispetto dei diritti delle persone tesserate, in particolare se minori, e che ci impegniamo a rimuovere ostacoli che impediscono la promozione del benessere dell'atleta e quelli che impediscono la crescita anche in relazione alla circostanza che provenga da un determinato paese, abbia determinate convenzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale. Quindi vedete che sono tutti aspetti che devono essere presi in considerazione perché possa essere declinato questo principio all'interno della singola organizzazione. E ovviamente all'interno del nostro sistema dovrò, dicevo prima, anche specificare le sanzioni che posso andare ad applicare. Quindi il codice può essere definito come un elenco dei doveri, gli obblighi dei tesserati e delle tesserate, proprio finalizzate a creare questo ambiente sicuro all'interno della nostra organizzazione. Chi è che fa questo lavoro? Cioè, chi è che si occupa della nomina del responsabile? Che caratteristiche deve avere il responsabile? Chi è che elabora il regolamento di safeguarding e quindi il modello organizzativo di controllo e il codice di condotta? Ebbene, la norma non lo specifica, però ricordo sempre che almeno all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche sarebbe opportuno qualificarlo come regolamento in quanto tale demandato all'assemblea ordinaria dei soci. Quindi lo predispone il consiglio direttivo, ma poi l'assemblea dei soci che lo approva. Non è previsto come obbligatorio, ma questa scelta mi assicura due obiettivi. Il primo è quello di renderlo un regolamento, e sapete, tutti gli aderenti sono comunque vincolati al rispetto di statuto e ai regolamenti adottati dall'associazione. L'altro è
iniziare un processo di sensibilizzazione, quindi un percorso di condivisione con i nostri associati, i nostri tesserati rispetto a questi documenti. Quindi sarebbe il primo approccio con cui si parte a fare un ragionamento rispetto a questi documenti. Perché ovviamente questi documenti, proprio perché devono essere personalizzati, devono essere calati all'interno della nostra realtà, sono suscettibili di periodiche revisioni. Quindi dico, questi adempimenti bisogna espletarli, ci sono queste scadenze, ma siamo perfettamente consapevoli che siamo all'inizio di un percorso, siamo perfettamente consapevoli che le organizzazioni cambiano nel tempo e quindi sappiamo che comunque abbiamo la possibilità di elaborarli in base alle esigenze che cambiano nel tempo. Tra l'altro, la mia preoccupazione è che si adotti uno strumento che diventi particolarmente vincolante e che sia tale per cui in realtà non riusciamo più a gestirlo, non riusciamo ad espletare tutti gli step, tutti gli adempimenti che andiamo a descrivere. Per questo dicevo, possiamo fare anche un primo lavoro molto semplice e poi piano piano andare ad aggiornarlo in base anche al feedback che abbiamo progressivamente con i nostri tesserati. Qui trovate un esempio di verbale. Ho iniziato dicendo che sono contraria ai facsimili, ma prendetelo proprio come una traccia. L'esempio proprio dell'assemblea dei soci che va a nominare il responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni. Ora, questa figura ovviamente è una figura cardine perché è il soggetto a cui noi andremo a fare le nostre segnalazioni che dovrà intervenire per gestire quella situazione. Quindi non semplicemente la persona che fa da passacarte, documentazione nei confronti di soggetti terzi, ma quello che dovrà avere complessivamente la situazione in mano per poterla gestire. Ebbene, deve trattarsi di una persona che sia caratterizzata da terzietà, da autonomia. Però, a mio avviso, è essenziale che sia una persona che sia dotata di competenze comunicative, di capacità di costruire relazioni empatiche. Perché io potrei avere anche l'avvocato specializzato in questa materia, che ha un rapporto di amicizia con la dirigenza, ma che non conosce l'associazione, che non è conosciuto dai membri dell'associazione. E quindi magari è più difficile approcciarsi a questa persona e quindi rendere effettivo il sistema di tutela. Se invece abbiamo all'interno della nostra organizzazione una persona, a me capita in diverse circostanze di scontrare gli stessi istruttori, degli educatori, che sono considerati un po' fratelli maggiori, se non lo zio a cui o la zia a cui rivolgersi per confidare delle situazioni di difficoltà, allora preferisco una persona che sia comunque legata all'associazione, ma in grado di costruire questo rapporto di fiducia, piuttosto che una persona che sì, è esterna all'organizzazione, magari è professionalmente dotata di tutti gli strumenti, ma che non riesce a creare questo canale di comunicazione. È ovvio che bisogna vedere la singola associazione. Banalmente, se io ho un'associazione sportiva in cui la componente agonistica è molto importante, in cui magari io sono responsabile, ma sono nel consiglio direttivo dell'associazione, mi arrivano delle segnalazioni rispetto a comportamenti che creano situazioni di disagio agli atleti che vengono adottati da un allenatore, da un istruttore, ma si tratta di un allenatore che riesce ad avere dei grandi risultati in termini agonistici, potrei sentirmi in una situazione di conflitto di interessi, cioè potrei appunto, non riuscire a capire qual è il male minore tra ottenere determinati risultati agonistici e il rispondere a situazioni di criticità, di difficoltà dei miei atleti. Quindi in quel caso sì, sicuramente una persona terza potrebbe tutelarmi di più, però non posso prescindere dalla necessità di individuare una persona che sia comunque capace di costruire quella relazione necessaria per poter,
garantire a tutti i nostri tesserati atleti di confidarsi rispetto a situazioni di criticità. E quando noi andiamo a individuare questa persona, essendo una persona che comunque avrà dei contatti diretti con minori, sarà una persona in relazione alla quale dobbiamo richiedere il certificato al casellario giudiziario rispetto all'eventuale circostanza di aver commesso dei reati contro i minori. E di questo tema abbiamo parlato in più occasioni, è una normativa che prevede in realtà la possibilità di richiedere questo certificato anche nello svolgimento di attività di volontariato. La norma al secondo comma, laddove prevede la sanzione pecuniaria amministrativa in capo all'organizzazione che non abbia richiesto questo certificato, però prevede che la sanzione si applica esclusivamente quando l'organizzazione si configura come datore di lavoro. Allora, in passato avevamo delle indicazioni da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, delle indicazioni fornite anche dal CONI, per cui non era richiesto questo certificato in relazione agli istruttori che percepivano i cosiddetti compensi sportivi, così come con riferimento ai volontari. Con la riforma del lavoro sportivo, il tema dei collaboratori retribuiti, diciamo ormai lo diamo per assodato, quindi in relazione a quei collaboratori sportivi che hanno rapporti regolari con i minori, allora lì si applica, si prevede l'obbligo di richiedere questo documento. Mentre con riferimento ai volontari, comunque la norma primo comma mi dà la facoltà di acquisirlo, quindi potrebbe essere una scelta della singola associazione richiederlo comunque anche con riferimento ai volontari. E sempre all'interno della traccia di verbale dell'assemblea andremo a illustrare il modello organizzativo di controllo, sempre predisposto ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 39, e in questo caso utilizzando le linee guida pubblicate dalla WISP in qualità di organismo sportivo affiliante. Quindi nel verbale vado a specificare qual è l'organismo sportivo affiliante di riferimento. E nell'elaborare questo documento, vi dicevo già prima, è fondamentale partire da un'analisi delle caratteristiche dell'organizzazione, quindi la composizione della nostra associazione, le discipline sportive che vengono praticate, e la circostanza che si facciano magari trasferte con minori per attività agonistiche. L'organizzazione dei centri estivi con il tema della somministrazione dei pasti. Allora, mi ricordo un compagno di studi che si occupa di queste tematiche nelle mense aziendali rispetto al tema della non discriminazione, ci abbiamo anche nelle nostre mense, nei nostri servizi di somministrazione dei pasti all'interno dei centri ricreativi estivi. Poi la circostanza di avere persone che vengono da più paesi, e quindi questo sicuramente è un aspetto che può arricchire la dimensione relazionale e culturale di tutti gli associati, però è anche importante creare delle occasioni di conoscenza reciproca e comunque attenzionare questo aspetto nella programmazione delle attività associative. Abbiamo all'interno della nostra associazione delle persone disabili. Allora, possiamo individuare dei percorsi di qualificazione dei nostri operatori, dei nostri collaboratori sportivi, anche per sensibilizzarli rispetto alla necessità, all'opportunità di creare un ambiente più possibile inclusivo. E quindi, ovviamente, ho illustrato il modello organizzativo di controllo, le caratteristiche, come qualsiasi documento, sarà approvato poi dall'Assemblea dei soci. E poi un altro elemento è rappresentato dal codice di condotta, sempre da approvare. Se non ci sono i tempi tecnici per farlo nel rispetto del termine di agosto 2024, voi potreste partire comunque da una deriva del Consiglio direttivo e poi affrontare il tema successivamente con l'Assemblea dei soci. Qui trovate, sempre perché sono contraria ai facsimili, una traccia di modello organizzativo di controllo. Ripeto, è solo una traccia, ci sono degli elementi che magari per voi non sono necessari o degli elementi che a me non sono venuti in mente e che invece per voi potrebbero essere indispensabili.
C'è una semplice premessa, è importante essere chiari sui diritti di cui sono portatori tutti i nostri tesserati, tutti i nostri associati, che sono un po' il cardine da cui poi discendono tutte le valutazioni rispetto a comportamenti non conformi. Quindi, per esempio, il diritto che la salute e il benessere psicofisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo. Tra le casistiche di abusi, per esempio, scusatemi, ho riscontrato delle, diciamo, interviste di atleti che lamentavano il fatto che l'allenatore li costringesse a fare allenamenti anche quando loro erano infortunati. E quindi questa è ovviamente una violazione di un diritto fondamentale come quello della tutela della salute. E anche il fatto di essere consapevoli di che cosa sia un abuso in contesti sportivi e quindi creare dei momenti di confronto all'interno della nostra associazione. E le modalità possono essere più varie perché possono essere delle assemblee, possono essere dei focus group, possono essere dei gruppi di lavoro. Nel, diciamo, fare questo percorso potrebbero essere utili, almeno lo trovate utili, le schede del progetto STEPS di cui accennava prima Tiziano Pesce, proprio perché sono strutturate per diciamo, accompagnare l'associazione nella realizzazione di questo confronto attraverso, appunto, sono delle schede operative. E essere chiari rispetto al fatto che se una persona si sente violata nei propri diritti, anche semplicemente isolata, intimidita, forzata dall'allenatore a svolgere un'attività fisica inappropriata, perché magari appunto si è infortunati e quindi non ha senso sottoporsi a quel tipo di stress fisico. Ti senti a disagio per battute sessualmente esplicite o hai subito molestie sessuali fisiche? Hai visto altre persone che sono vittime di questo tipo di abusi? Allora bisogna essere chiari nell'individuazione e nella comunicazione della responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazione con l'indicazione della mail per contattarlo. E quindi una comunicazione, una presentazione di questa persona. Anche qui si possono utilizzare tante modalità comunicative, inserire l'immagine, la foto della persona, creare altre modalità di contatto oltre all'utilizzo della mail. E diciamo, nel nostro modello organizzativo andiamo ad analizzare, valutare e mitigare i rischi e quindi un passaggio fondamentale è legato ai nostri collaboratori. Quando parlo di collaboratori, prescindo dalla circostanza che siano retribuiti o volontari, quindi chiunque collabora a qualsiasi titolo con la nostra organizzazione. E dobbiamo comunque effettuare una selezione delle risorse umane, anche rispetto alle idoneità degli stessi volontari di svolgere l'attività. E in maggior ragione con persone che svolgono professionalmente l'attività, dobbiamo andare a verificare i relativi curricula. Poi abbiamo come associazione attivato percorsi di informazione e formazione su questo tema, oppure abbiamo semplicemente segnalato che la WISP organizza questo tipo di percorsi. Poi immagino sappiate che all'interno delle unità didattiche di base comunque c'è una parte legata a queste tematiche, quindi già una prima formazione. E si realizza attraverso questo strumento, le UDB, a cui tutte le persone tesserate alla WISP che svolgono un'attività di istruttori, educatori, allenatori, comunque hanno un primo step grazie al percorso UDB. E poi noi ovviamente, dicevo prima, siamo tenuti ad acquisire il certificato penale. Si dice certificato penale del datore di lavoro perché è il datore di lavoro committente che lo va a richiedere, non direttamente il collaboratore, è, ripeto, legato esclusivamente a questi reati contro i minori, quindi non è un certificato penale generico.
E poi andiamo a vedere come siamo organizzati, per esempio negli spogliatoi, quali sono le misure di sicurezza che possiamo adottare, per esempio prevedere che negli spogliatoi non possono accedere i genitori dei nostri associati minorenni a meno che non siano di età inferiore ai 6 anni, oppure che abbiano una disabilità motoria o intellettivo relazionale per cui necessitano comunque di un supporto. E questo vale anche per quanto riguarda l'accesso non soltanto agli spogliatoi, ma in generale alla sede dove si svolgono le attività, quindi alla stessa palestra, diciamo, impianto sportivo per le sessioni di allenamento di prova. Un altro ambiente che potrebbe essere dedicato è quello dell'infermeria, quindi il fatto di prevedere che l'accesso all'infermeria è consentito ai medici, alle persone ovviamente formate per gli interventi di primo soccorso, ma per esempio il fatto di mantenere la porta aperta o la compresenza di un'altra persona ci serve per evitare, diciamo, l'aggravarsi del rischio. E come citavo prima, anche il tema delle trasferte è un tema delicato, per cui il fatto di appunto, distanziare, di separare gli spazi tra gli adulti e i minori è una delle prime misure che si va ad adottare. E poi c'è tutto il tema delle azioni antidiscriminatorie, quindi della capacità della nostra organizzazione di essere inclusiva e questo si può tradurre in tante azioni. Per esempio, se stiamo parlando, per esempio, di disabili, il fatto di scegliere i collaboratori preferendo quelle persone che hanno già un'esperienza, hanno fatto degli studi specifici su queste tematiche. E voglio essere inclusiva anche rispetto alla situazione patrimoniale dei miei associati, delle loro famiglie, posso prevedere una riduzione nei costi di iscrizione. È vero che è sempre importante deliberare queste misure all'interno dell'assemblea perché possano essere percepiti chiaramente come scelte di matrice mutualistica e solidaristica dell'associazione, non come pratiche commerciali finalizzate a garantire degli sconti, che queste sì possono suscitare, diciamo, un interessamento da parte di un'agenzia delle entrate rispetto alla qualificazione dell'organizzazione come associazione o come attività commerciale. Però nel momento in cui lo motivo per cui, non so, la famiglia monoreddito con più di 3 bambini o da 3 bambini in su accede alle attività dei costi calmierati, è una modalità attraverso la quale io realizzo il principio di inclusività all'interno della mia organizzazione. E per tutto quello che riguarda la somministrazione dei pasti, per esempio il tema di essere attenti alle allergie, alle intolleranze, alle scelte religiose, alle esigenze dietetiche, è espressione dell'essere inclusivi. O anche il fatto di abbinare a delle attività tipicamente sportive anche delle attività culturali che possano servire a creare un ambiente più possibile inclusivo. E sempre nel modello organizzativo di controllo dobbiamo definire la procedura, quindi il fatto che questi comportamenti devono essere ovviamente segnalati in primis al responsabile e questo responsabile deve verificare se comunicarli poi diciamo, il responsabile dell'ente dell'organismo sportivo affiliante. E ovviamente se ci troviamo di fronte a un comportamento che si qualifica come fattispecie penalmente perseguibile, allora lì andiamo a fare la comunicazione alle forze dell'ordine. E quindi andiamo a specificare tutti questi aspetti legati al percorso di segnalazione. E poi le sanzioni, vi dicevo prima, possiamo certo scegliere la modalità che deve essere applicata, la tipologia di sanzioni in base alla
gravità del comportamento, potrebbero esserci dei comportamenti che sono presi alla leggera. Ovviamente sto parlando di comportamenti che non si configurano come fattispecie penalmente perseguibili, in relazione ai quali invece uno potrebbe dire: non ti sanziono, diciamo, richiedendo alla WISP la revoca del tesseramento, però se vuoi continuare a collaborare con noi devi frequentare dei percorsi di sensibilizzazione, di aggiornamento su queste tematiche. Quindi anche in un'ottica non persecutoria, scusate il termine, ma un'ottica di crescita delle persone che sono nello staff della nostra associazione. Poi ovviamente, ripeto, si può arrivare anche alla perdita della qualifica di tesserato, si può arrivare alla risoluzione del contratto di lavoro, però dobbiamo valutare quali sono le possibili scelte sempre in rapporto alla gravità del comportamento adottato. Quindi questi aspetti potrebbero essere introdotti nel nostro modello organizzativo di controllo. Andiamo a vedere nel nostro statuto se ci sono dei provvedimenti disciplinari che sono già previsti. Alcuni statuti prevedono, al di là del provvedimento di esclusione o radiazione, anche il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, l'applicazione di una sanzione pecuniaria. Ecco, dobbiamo controllare anche quanto prevede lo statuto complessivamente nel rapporto con i relativi associati. E quindi questo più o meno è l'iter che si configura, e le sanzioni possono riguardare anche i volontari. Ovviamente in questo caso non abbiamo la risoluzione del rapporto di lavoro, però possiamo arrivare fino alla richiesta di revoca del tesseramento. Qua trovate anche qui sempre una traccia ipotetica di codice di condotta in cui andiamo a specificare innanzitutto a chi è destinato. E a chi è destinata tutta questa normativa? In realtà a tutti. Cioè dobbiamo pensare alla famiglia che andiamo a costruire, la nostra mini comunità. Quindi ci sono ovviamente i dirigenti, ci sono tutti i nostri collaboratori, sia retribuiti che volontari. Ma ci sono gli stessi aderenti all'associazione, i nostri tesserati, ma ripeto, anche gli stessi familiari sono sotto questo aspetto degli stakeholder del nostro processo di codice di condotta. E ovviamente si parte da un'assunzione di responsabilità, di impegno da parte dell'organizzazione a garantire l'ambiente sicuro, rispettoso e inclusivo per tutti i partecipanti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili, anche se nella definizione di adulto vulnerabile per me ci sta qualsiasi adulto. E quindi andiamo a specificare i vari principi di riferimento, per cui se specifichiamo appunto di dovere di rispettare la dignità e l'integrità di tutte le persone coinvolte nell'attività dell'associazione senza discriminazione di alcun genere, nel momento in cui c'è un comportamento discriminatorio, stiamo violando il codice di condotta e quindi partono tutti i ragionamenti che facciamo prima sotto il profilo sanzionatorio. E quindi diciamo che all'interno del codice di condotta c'è un'assunzione di impegno di tutti i nostri collaboratori, dirigenti e volontari rispetto alla messa in sicurezza e alla tutela di tutti i partecipanti all'attività. Qui trovate infine la traccia del verbale di segnalazione, anche qui stiamo parlando di un esempio, non di un documento obbligatorio in cui vado a specificare i dati della persona offesa, andando anche a definirne il ruolo e se sono minorenni in recapito dell'esercente la potestà genitoriale, e potrebbe esserci anche il caso in cui è una persona della nostra associazione che ha assistito a questo tipo di evento e quindi bisogna indicare il segnalante. Quindi una descrizione dell'episodio che desta quindi la preoccupazione per cui si arriva alla segnalazione, specificando se diciamo, ha assistito direttamente o è stato riportato l'evento da altre persone. E ovviamente se succede qualcosa a minore, bisogna andare a specificare che sono stati contattati gli esercenti della responsabilità genitoriale e
e quindi anche che tipo di interazione c'è stata successivamente e se abbiamo comunicato a soggetti esterni e a chi con quali contatti l'evento e quindi a chi è stato segnalato, oltre al discorso della segnalazione al responsabile a livello nazionale. Con questo ho chiuso un po' in velocità. Così vediamo quali sono le domande e soprattutto facciamo intervenire chi lo fa, chi ha avuto questo bellissimo incarico, Vincenzo Manco, rispetto alla sua esperienza personale, anche se stiamo parlando dei primi passi in questa materia. Ah, Vince. La prima domanda è, esiste una mail del Safeguarding Office? Risposta sì, esiste una mail ed è safeguardingofficer@wisp.it. Abbiamo attivata oggi sostanzialmente per essere appunto pronti domani, oltre alla pubblicazione dei documenti di cui parlavi e quindi anche della mail su cui eventualmente ricevere, speriamo il meno possibile, diciamo, per quello che ci siamo detti, segnalazioni. Da questo punto di vista, però sì, safeguardingofficer@wisp.it. Bene, Esatto. ci vuoi raccontare un po' la tua funzione Sì. Che e l'esperienza, come stai vivendo questa esperienza? bello. No, molto volentieri. Intanto un saluto a tutti e a tutti, i partecipanti e le partecipanti, un saluto a partire chiaramente da Tiziano Pesce, il presidente nazionale della WISP, un saluto a te, grazie Francesca per come dire, la chiarezza sempre dell'esposizione, nell'esposizione diciamo, che tu fai in ogni appuntamento. Ne vo voglio approfittare anch'io a proposito dell'esperienza di cui parli e mi chiedi, appunto, messa in atto di recente da una delibera, una scelta del Consiglio nazionale della WISP del dicembre scorso, nell'individuare nel sottoscritto, come ricordava il presidente, come appunto safeguarding officer della WISP nazionale. E anch'io voglio associarmi ai ringraziamenti di Tiziano, credo dovuti. Perché intanto ecco, questa esperienza iniziale è frutto sicuramente di un lavoro collettivo, quindi non solo del sottoscritto, ma anche Tiziano ricordava di Loredana Barra, Daniela Conti, Manuela Kleisset, per i responsabili delle politiche di riferimento che hanno dato un contributo, diciamo, nella costruzione anche di quello che metteremo domani appunto a disposizione dei contenuti che tu hai sostanzialmente illustrato, cioè delle politiche di safeguarding per la tutela di bambine, bambine e adolescenti, per la prevenzione e il contrasto di ogni forma appunto di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, che andrà ad, come dire, completare il processo che il regolamento e le linee guida già pubblicate dalla WISP nell'agosto e nel settembre dell'anno scorso, o meglio, nell'agosto dell'anno scorso, messe a disposizione appunto del CONI come comunicazione, come ricordava Tiziano, degli uffici competenti appunto del CONI nel settembre dell'anno scorso. Su questo io ci tengo a ringraziare anche te che hai fatto un lavoro di sistematizzazione dei contenuti di quel documento che domani chiaramente pubblicheremo, così come ringrazio per il lavoro Tiziano, Tommaso Dorati, segretario generale, e Enrica Francini come responsabile nazionale appunto del Dipartimento bilancio, risorse e consulenze, nonché Simone Ricciatti che ha, come dire, introdotto anche questo webinar. Grazie anche, come dire, al supporto di Laila Mussa, che mi par di capire da domani sarà un punto di riferimento, diciamo, degli uffici, ecco, per, come dire, non tanto avviare perché lo abbiamo appunto già fatto, ma per rendere sempre più corposa, diciamo, evidente, questo nostro impegno, ecco,
che, come è stato ricordato, non è solo un impegno normativo, ma un impegno morale, politico, associativo, etico, che da sempre, voglio dire, la WISP si è assunto per quanto riguarda i temi del rispetto delle persone, il rispetto e la tutela, chiaramente, appunto, di tutte le persone, di tutte e tutti. Sì, noi diciamo da questo punto di vista, io guardate, mi soffermerei perché è evidente che noi stiamo trattando per le cose, Francesca, che tu hai detto, di una materia, come dire, appunto non nuova per la WISP, ma sicuramente che richiama la WISP e tutte le organizzazioni a cui appunto diciamo che devono rispondere alle indicazioni legislative, ad una responsabilità sicuramente, come dire, in più, punto di delicatezza è riuscire ad essere appunto puntuali, soprattutto per quanto riguarda non soltanto appunto la predisposizione di quelle che sono le norme anche, no? E le forme di tutela per costruire ambienti sicuri e rispettosi della dignità appunto delle persone, della dignità soprattutto dei corpi, lo dico a noi organizzazione sportiva che con il corpo sostanzialmente agiamo, quindi c'è un punto di delicatezza anche in più che dovremmo osservare anche solo banalmente sul terreno, come dire, di quelli che sono i contatti, come dire, fisici che lo sport, come dire, determina e ne determina anche in modo, come dire, da questo punto di vista qua centrale. Seconda questione che io volevo sottolineare rispetto a questo che tu hai detto, ma all'esperienza che io anche ho vissuto, è la parte, come dire, appunto già di impegno sui percorsi formativi delle unità didattiche di base, ma anche che l'impianto del regolamento, delle linee di condotta della WISP, del documento sulle politiche di safeguarding che appunto domani metteremo a disposizione, chiaramente contengono non solo elementi, come dire, di attenzione che possono portare anche a comportamenti giustamente sanzionatori per la delicatezza del tema e anche, voglio dire, per quello che dovremo affrontare sul terreno della responsabilità, ma soprattutto comportamenti appunto proattivi. Quindi la nostra capacità, come dire, di informare, di promuovere cultura, di mettersi anche in contatto con mondi che possono, quindi anche con esperti e con mondi che possono aiutarci, come dire, e a crescere e a facilitare i percorsi di consapevolezza, i percorsi, come dire, che in ambito appunto culturale e associativo possono garantirci, ecco, un miglioramento e anche una implementazione, come tu stesso ricordavi, nel tempo di quelle che sono appunto tutte le misure di safeguarding, appunto di salvaguardia e di tutela contro ogni forma di abuso. Penso sostanzialmente ai rapporti con l'università, penso a quelli che possono essere appunto, come dire, pedagogisti, sociologi, psicologi e quant'altro che metteremo chiaramente a disposizione non solo della rete associativa nazionale, ma appunto anche eventualmente a disposizione, come abbiamo fatto oggi, di momenti, ecco, di confronto e di arricchimento delle tematiche, nel rapporto con le nostre affiliate, AST, SSD o organizzazioni, appunto, di terzo settore che decidono di affiliarsi, alla WISP. È evidente che già nelle linee, nel regolamento, scusatemi, nelle linee di condotta sono già, come dire, indicate chiaramente per chi ha avuto modo già appunto dal settembre dall'agosto dell'anno scorso di poter diciamo consultare sul sito della WISP quelli che sono gli impegni del safeguarding officer che, come dire, deve chiaramente subito da domani, noi in parte lo abbiamo già fatto al nostro interno, costruire una mappatura nel rapporto appunto con i comitati regionali e territoriali per individuare i responsabili e i punti di riferimento che costruiranno, come dire, no? La filiera appunto delle segnalazioni su questo e deve chiaramente assicurare, quindi il sottoscritto assicurerà quello che delle informazioni sulla stessa mappatura per rendere, come dire, sempre più anche qui tutelate le persone che hanno la responsabilità di
di fare questo per implementare le procedure nazionali nel rapporto appunto con i vari livelli regionali e territoriali per quanto riguarda le nostre attività organizzate appunto come rete associativa nazionale e quindi anche nel rapporto con le nostre affiliate. E colui che riceve attraverso quella mail che abbiamo messo appunto adesso a disposizione nella chat le eventuali segnalazioni, che deve presentare anche una relazione annuale al proprio Consiglio nazionale, ma anche una relazione semestrale, come tu diciamo hai anche appunto ricordato, come riportato nel regolamento, e al Comitato Olimpico Nazionale, e avere un rapporto appunto diretto con l'Osservatorio del CONI per le politiche di safeguarding, che di recente, come ricordava appunto il presidente Tiziano prima, ha, come dire, messo a disposizione attraverso appunto la giunta del CONI una, come dire, prima mappatura, ecco, di coloro che organismi sportivi, federazioni, DSA, enti di promozione sportiva, credo ci sia anche una benemerita, se non ricordo male, all'interno di quella relazione, che coerentemente appunto con quanto previsto da quella delibera di Giunta Nazionale del CONI che veniva ricordata, hanno appunto effettuato e reso pubblico e comunicato agli organi competenti del Comitato Olimpico Nazionale appunto regolamento, linee guida, e da domani metteremo appunto a disposizione anche l'ulteriore documento. E aggiungo, Francesca, poi appunto magari mi taccio e insieme a te resto a disposizione. Un passaggio che vorrei fare, diciamo, particolarmente rispetto a quelli che sono appunto gli impegni legati alle nostre affiliate, quindi di individuare un responsabile delle politiche di safeguarding o comunque contro abuso e discriminazioni entro il 1 luglio appunto del 2024, e poi l'adozione di quelle che sono appunto le politiche di safeguarding, che speriamo appunto siano, come dire, punti di riferimento che riguardano la WISP, che metteremo appunto a disposizione domani. Ecco, io aggiungevo anche che in quei documenti ci sono anche riportate casistiche, sono riportate appunto, hai ragione che, come dire, per ottimizzare i tempi di esposizione, tu sei, come dire, contraria, ognuno di noi all'orticaria rispetto alla modulistica, ma favoriremo chiaramente con modulistiche necessarie per la segnalazione, anche per avere, ecco, riferimenti su casi specifici in quel documento che domani appunto produrremo e che comunque comprende già una buonissima parte delle cose che tu hai esposto. Ecco, mi piaceva sottolineare sull'elemento della segnalazione i punti di delicatezza a cui ancora di più noi, come dire, anche perché è necessario per il tema che trattiamo, che l'elemento appunto della tempestività della segnalazione nel momento in cui il responsabile o diciamo di una nostra affiliata o il responsabile del nostro comitato territoriale o regionale venisse messo al corrente appunto di un atto, di un comportamento di abuso, violenza o discriminazione, la tempestività appunto di comunicarlo intanto al diretto responsabile, se si tratta appunto di collaboratori o rappresentanti della WISP a vario titolo, diciamo, di riferimento o dell'affiliata o del comitato territoriale o regionale, e per ultimo chiaramente contemporaneamente al sottoscritto, al Safeguarding Officer nazionale, per poter appunto cominciare l'eventuale procedura. Farlo non oltre le 24 ore, quindi avere un elemento, diciamo, di impegno appunto particolarmente, diciamo, temporale molto, molto stretto, perché chiaramente ne va appunto della tutela e dell'intervento a tutela che noi dobbiamo fare nei confronti di quella persona minore o maggiore età che sia, e soprattutto, ecco, l'elemento della riservatezza. Su questo io credo che avremo modo anche di poter, come dire, no, poi confrontarci anche meglio su questo, però ecco, questi sono elementi di assoluta delicatezza e di coerenza anche rispetto alle cose che ci siamo detti, che diciamo appunto da anni, come ricordava
come ricordava Tiziano, che ne va chiaramente della nostra, come dire, correttezza e reputazione anche rispetto e soprattutto a questi temi. E ecco, su questo, diciamo, avremo modo, come dire, di intervenire, di poterci assolutamente anche ritornare, però ecco, diciamo, in una prima fase dal dicembre dell'anno scorso ad oggi, un lavoro che abbiamo fatto, come vi dicevo, collettivo, in progress, provando a tenere coerentemente, diciamo, no, gli elementi che hanno sempre appunto caratterizzato la WISP sulla massima attenzione per poter garantire luoghi, posti, impiantistica e non solo, al totale sicurezza dei nostri tesserati, ma io appunto, come dicevi anche tu, aggiungerei delle persone che frequentano quei luoghi. Ecco, questo faremo ancora di più appunto da domani. Oggi abbiamo fatto tutto un lavoro appunto di strutturazione, di individuazione per rispondere agli impegni del regolamento delle linee guida nazionali della WISP. Qui mi fermo. Non so Grazie. se ho preso molto tempo, se No, abbiamo il tempo per rispondere alle domande. Adesso magari vado, procedo io, poi mi aiutate ad integrare le risposte, se volete. E ribadisco il fatto che se io sono in pluriaffiliazione, scelgo l'organismo sportivo affiliante a cui mi riferisco in termini di linee guida e conseguentemente informerò gli altri organismi affilianti rispetto alla circostanza di aver scelto quell'organismo come mio punto di riferimento. E vi dicevo che nella costruzione di questo strumento, di questo modello organizzativo di controllo, devo prendere in considerazione la mia realtà associativa, il che prende in considerazione anche la disciplina sportiva che pratico. Non è che devo fare dei modelli per ciascuna disciplina che pratico, il modello è unico, però devo attenzionare le specificità delle diverse discipline sportive che vado a promuovere. E ovviamente domanda calda è chi può fare il responsabile, chi può assolvere questa funzione di responsabile, se può essere il presidente, se può essere un componente del consiglio direttivo, se può essere un istruttore. E, mi ripeto un po', scusatemi, deve essere una persona comunque dotata di autonomia. Ma tra una persona esterna, ma che non ha alcuna relazione con i miei tesserati, e un'interna, a mio avviso è più efficace l'intervento di un interno. Non è un controllore, e qui rispondo alla domanda, ma deve essere sempre presente agli allenamenti e alle attività. Non è previsto che sia il controllore di tutte le attività, altrimenti dovremmo avere un ufficio, non un responsabile, considerata l'impegno che alcune realtà sportive hanno in termini temporali. È sicuramente una persona che dovrà monitorare l'effettiva implementazione di questi strumenti, quindi la circostanza che i collaboratori, volontari retribuiti e dirigenti siano comunque tengono un comportamento coerente rispetto ai codici di condotta, però è soprattutto la persona a cui mi rivolgo per segnalare una situazione di fragilità, un abuso subito. Questi documenti, questi adempimenti sono dovuti anche quando svolgo attività esclusivamente nei confronti di maggiorenni. La normativa ha accorpato due tutele, quella dei minori rispetto anche a adulti che vengono considerati vulnerabili per diciamo, tutelarli rispetto a eventuali abusi o discriminazioni. Quindi anche le associazioni che hanno esclusivamente attività con maggiorenni sono chiamate a svolgerla e questo è previsto per tutti i soggetti che sono iscritti nel registro delle attività sportive dilettantistiche, quindi ASD, SSD ed enti del terzo settore iscritti nel registro. Diciamo che sicuramente c'è un po' di preoccupazione rispetto alle responsabilità, Vincenzo, che ti sei assunto e che si assumono i responsabili delle organizzazioni sportive di base, perché si tratta di una figura nuova, quindi dobbiamo imparare tutti a conoscerle e a vedere nella pratica che cosa succede. Però la responsabilità, a mio avviso, è soprattutto in capo all'organizzazione rispetto all'aver adottato gli strumenti per prevenire quelle situazioni. Dopodiché il mio responsabile ha il compito di prevenire
prendersi il tempo per ascoltare le persone, creare la relazione empatica, acquisire tutta la documentazione, sentire eventualmente anche altre persone, acquisire la segnalazione nel rispetto eventualmente della richiesta del segnalante di non essere indicato come soggetto segnalante, nel valutare se ci sono gli estremi per la segnalazione alle autorità, laddove si configuri un reato. Nel valutare se comunicare al nostro safeguarding officer WISP nazionale il comportamento che è stato tenuto e quindi nel moderare la tipologia di sanzioni in ragione della gravità del fatto o dell'evento anche omissivo. Poi, ripeto, le modalità con cui le realizzo sono legate alla nostra struttura associativa, per questo dicevo un po' banalmente prima. Non ci dotiamo di un modello eccessivamente strutturato che implichi tanti adempimenti che magari non riusciamo ad espletare. Possiamo partire da un modello base e poi piano piano andare a valutare come implementarlo. Allora, prima vi dicevo, se ho degli stranieri può essere utile tradurre la comunicazione nelle loro lingue. Non ho detto che sia obbligatorio conoscere tutte le lingue possibili dei nostri tesserati stranieri, mi piacerebbe molto, è il mio sogno, però diciamo è poco fattibile. Però nel linguaggio io sono pessima, cerco di essere una divulgatrice, ma il mio linguaggio tecnico ogni tanto mi scappa. Però nell'esprimere certi concetti possiamo provare a utilizzare una terminologia più semplice possibile. Potrebbe essere anche la stessa attenzione che poniamo nella comunicazione quando interfacciamo dei minori. Quindi ecco, è semplicemente pensare che non è un adempimento burocratico, tutta la nostra comunicazione deve essere resa il più possibile efficace in considerazione delle persone che vanno a leggere quei documenti o anche possiamo usare della cartellonistica, possiamo creare delle vignette. Possiamo utilizzare anche dei prodotti che sono stati predisposti in termini comunicativi da organizzazioni che si occupano, per esempio, di tutela dei minori su questi aspetti. Adesso purtroppo ci sono stati un po' di problemi tecnici, ma questo video che vi ha mandato il link, Laila, sulla, diciamo, una situazione, un video che narra diverse situazioni in cui si trovano dei ragazzini in termini di abuso, il fatto di fare una serata in cui si parla di questo tema e facendo vedere anche questo tipo di video, ovviamente in base all'età dei partecipanti, può essere un momento di formazione e di sensibilizzazione. Quindi andiamo a costruire il percorso che è più adatto rispetto alla nostra realtà associativa o societaria. Sto scorrendo, quindi tutte le organizzazioni iscritte al RAS sono tenute, non ci sono realtà che beneficiano di esenzione rispetto all'adempimento. Poi ovviamente mi rendo perfettamente conto che è un periodo un po' complesso per tutti quanti perché sono arrivate tante novità nella gestione delle nostre organizzazioni, però questo era previsto dal decreto attuativo della riforma, quindi questo è già risposto. Ovviamente abbiamo parlato della segnalazione di un abuso, poi ci sono, vi dicevo, delle sanzioni che possono essere adottate dalla mia organizzazione di base, per cui posso scegliere il comportamento anche in base a quelle che eventualmente sono indicazioni dello stesso statuto. Posso portare l'attenzione del mio safeguarding officer nazionale. E poi ovviamente laddove si configura come fattispecie penale, allora vado a interpellare diciamo, lo Stato per le relative sanzioni. Ripeto, tutte le organizzazioni sono tenute, anche laddove dovessimo organizzare l'attività, per esempio, di trekking con partecipazione di minori sempre accompagnati da un genitore, cioè il modello e il codice di condotta dobbiamo comunque adottarlo. Per
Per quanto riguarda il certificato penale, vi ricordo che stiamo parlando del certificato penale per i reati nei confronti dei minori. Quindi un'organizzazione che non ha alcun associato minorenne in realtà non è tenuto ad acquisire questo certificato. Nei prossimi giorni pubblicheremo tutta la documentazione, come diceva Vincenzo, anche delle tracce. Non mi piace parlare di facsimili proprio perché, ripeto, io ho bisogno che voi facciate una valutazione interna. Possiamo provare a fare una cosa molto, molto, molto semplice, light, però vi vorrei lasciare quello che ho inserito all'interno delle slide perché certi accorgimenti io vedo che in molte associazioni dovrebbero essere adottati. E non abbiamo previsto un servizio di consulenza rispetto alla redazione di queste modulistiche, speriamo che tra gli accorgimenti e la traccia voi siate in grado di svolgere tutta l'attività in autonomia. E per quanto riguarda la formazione, prima accennavamo alle unità didattiche di base, può anche essere che la WISP valuti dei percorsi di approfondimento, la normativa nulla dice in merito, cioè non mi dice che deve avere determinate caratteristiche professionali chi espleta questa funzione. E per quanto riguarda la scadenza del 1 luglio, la nomina del responsabile, questa può avvenire anche da parte del direttivo e dopo l'assemblea magari mi approva il modello organizzativo e ratifica la nomina del responsabile. E domanda, i tesserati devono firmare il regolamento? Allora, se è un regolamento adottato dall'assemblea, tutti i soci tesserati sono comunque vincolati. Io ritengo opportuno che i collaboratori retribuiti o volontari comunque sottoscrivino l'impegno al rispetto del regolamento. Ci sono le linee guida nella WISP nazionale, ma lo riporterei all'interno del mio modello organizzativo di controllo come vincolo. Il responsabile può essere retribuito dall'Associazione Sportiva Dilettantistica, è un quesito che mi hanno già fatto 2 volte oggi ed è un quesito legato all'annosa questione del mansionario, nel senso che alcune federazioni l'hanno individuata come lavoratore sportivo, altre no. Non so, Tiziano, se hai degli aggiornamenti in materia, ma parlando per corridoio sembrava che ci fosse un lavoro comunque di armonizzazione delle varie figure, quindi può anche essere che nel prossimo futuro sia indicato come una figura appunto trasversale, quindi necessaria in tutti gli ambiti. Ad oggi però dipende se l'attività viene svolta nell'ambito di competenza di una federazione che ha previsto questa figura come lavoratore sportivo. Mi rendo conto che ci sono certe situazioni in cui diventa particolarmente complesso, abbiamo il caso di una polisportiva di disabili intellettivo-relazionali, quindi l'elaborazione sarà un po' più complicata. E normalmente però vedo che in queste realtà c'è un affiancamento anche da parte di educatori, almeno per quelle che conosco io, anche nell'area delle disabilità mentale c'è l'affiancamento del Dipartimento di Salute Mentale, quindi all'interno magari si trovano le persone che hanno già delle competenze che possono essere utili nell'elaborazione dei documenti. C'è chi opera in tanti centri sportivi sparpagliati, ovviamente la comunicazione potrebbe essere meno efficace, ma io posso anche mandare via email a tutti i miei associati la documentazione e assolvere così all'adempimento. Non c'è una validazione dei modelli, è semplicemente che questi modelli dovranno essere conformi rispetto alle linee guida. Si chiede se è opportuno fare cenni di questa materia negli statuti, in realtà non è obbligatorio, nel senso che il decreto 36 non mi menziona questo aspetto come un requisito statutario, ho visto alcuni facsimili di statuti che lo prevedono.
Io posso sempre specificarlo nella parte dei rinvii che l'associazione è vincolata al rispetto delle norme legate all'associazionismo sportivo, ivi incluse le disposizioni relative al doping e quelle relative al safeguarding, in modo tale da, diciamo, rinviare in qualche modo la normativa che abbiamo esaminato. Allora, poi sono arrivate altre domande, ma erano uguali. Possiamo pubblicarlo nel sito? Ho detto di sì, tutta la documentazione. E il consiglio direttivo può redigerlo partendo da quelle tracce e eventualmente, se ne ha bisogno, si affida a professionisti. Con questo abbiamo risposto alle domande, quindi non so se volete integrare. Ah, vedo dall'altra parte, se si svolgono attività su più palestre per ognuna va redatto un modello? No, il modello è unico, è legato all'organizzazione e non alla sede. Non stiamo parlando di sicurezza in luoghi di lavoro dove la valutazione va fatta nel singolo impianto sportivo, ma di modalità di organizzazione dell'attività. E ribadisco che il nominativo del responsabile, quando lo avrete nominato, sarà da comunicare alla mail che vi è stata indicata nel momento in cui siete affiliati WISP, oppure siete in pure affiliazione, ma scegliete di seguire l'indicazione della WISP. Che dice Simone? Hai visto qualche domanda che ho saltato? Sto controllando, Francesca. No, direi di no, direi che più o meno abbiamo risposto a tutte le domande. Siamo anche in linea con i tempi, quindi io andrei verso la chiusura, col vostro permesso. E